Vuoi fare una colazione sana, ma non hai mai trovato una soluzione adatta a te? Oggi vediamo alcune tipologie di colazioni sane e poi, essendo un coach di bodybuilding, ovviamente le proteine saranno presenti. In ogni singola opzione guardiamo qualità dei nutrienti, possibili abbinamenti, velocità di preparazione. Per me è un punto da tenere in considerazione, dato che alla mattina sono sempre molto assonnato e la voglia di mettermi a cucinare è alquanto bassa. E come ultima categoria, modificabilità, cioè la possibilità di modificare il pasto. Dopo, quando ve ne parlerò, capirete bene nel dettaglio di che cosa sto parlando. E ovviamente, ultimo ma non per importanza, il gusto. Il tutto deve essere sano, ma deve essere anche buono, perché dobbiamo mantenere questa dieta, dobbiamo cercare di mangiare sano per tutta la vita. Partiamo dai fiocchi d'avena. Dal momento in cui sei entrato in palestra, sicuramente ne hai sentito parlare. I fiocchi d'avena li abbiamo visti magari dal video di Coleman, ma in generale, anche se non volete essere dei bodybuilder, quindi mettere più muscolo possibile, comunque sapete che l'avena è una soluzione ottima, perché l'avena è un'ottima fonte di carboidrati, ma contiene anche proteine, grassi e anche molte fibre. Qualità dell'alimento: si tratta di un alimento ottimo, non subisce processi di lavorazione. I fiocchi d'avena poi si possono mangiare anche crudi, tuttavia per mio gusto personale sono molto più buoni quando vengono cotti o ammorbiditi. Esistono diverse ricette, ad esempio l'overnight porridge, che non sono assolutamente male. Sono poi ricchi di vitamina B, di ferro, di fosforo e hanno anche proprietà antiossidanti. Come dicevo prima, poi l'avena è ricca di proteine, anche se rimane sempre carente di un aminoacido. Insomma, lo abbiamo capito, l'avena è un ottimo alimento. Possibili abbinamenti: dato che, come appena detto, è carente di un aminoacido essenziale, è ottimo abbinarla, come faccio io alla mattina, magari con delle uova. Poi, una volta cotta, aggiungere al suo interno del burro d'arachidi o del cioccolato fondente, un po' di dolcificante e viene una bomba. Perché ricordatevi che se non vi piace il porridge d'avena è perché dovete ancora imparare a farlo. Velocità di preparazione: media. Non è velocissima, però avendo il microonde non devo fare praticamente niente. Aggiungo acqua, metto tutto in microonde ed il gioco è fatto. Se non avessi il microonde sarebbe un po' più lungo il tutto, perché dovreste continuare a girare in un pentolino. Insomma, spero che un microonde nella vostra casa sia presente. Modificabilità, ovvero la possibilità di cambiare il pasto senza dover stravolgere il tutto. Ed è ottima. L'avena alla fine è una fonte di carboidrati, principalmente, quindi se devo fare delle modifiche al piano alimentare, posso agire solamente sui carboidrati. Veniamo al gusto. A me i fiocchi d'avena piacciono tantissimo. Mille abbinamenti, mille possibilità diverse anche di cottura, quindi top. Com'è il porridge secondo te come pasto? No, allora è buono il porridge, poi se ci metti anche la frutta che ti piace... cioè, è una buonissima colazione. Fiocchi di mais. Per me è probabilmente il pasto più veloce e comodo da fare lavorando da casa. Io parlo dei fiocchi di mais o cornflakes in inglese, ma in generale vanno bene anche i fiocchi di crusca, riso soffiato. Insomma, in questa categoria metto tutte quelle varianti che non richiedono una cottura. Ovvio che a livello di micronutrienti, quindi vitamine e minerali, mangiare dei fiocchi di crusca o dei fiocchi di mais cambia. Sono tutti alimenti di diciamo simili ma non uguali, quindi sono da inserire in un piano alimentare nel modo corretto. Qualità degli alimenti: ottima, se comprate i prodotti giusti, al contrario infatti dell'avena, che insomma è abbastanza difficile sbagliare perché trovate l'avena e basta. Con i cereali è un po' diverso, perché se ad esempio compri i Special K classici troverai riso, frumento integrale, zucchero, orzo, e so che ho detto zucchero, però ricordatevi che se facciamo palestra intensamente, cioè se ci alleniamo intensamente, sarebbe sempre meglio utilizzare, è vero, cereali senza zuccheri aggiunti, però se riusciamo ad inserirli in un piano strutturato correttamente, anche se hanno magari un po' di zucchero, a parer mio il tutto diventa più sostenibile. Ovvio che se mi prendi ad esempio i Special K Dark Chocolate con il cioccolato fondente addirittura al 13%, che capite che di fondente ha gran poco, insomma è meglio prendere quelli di prima, aggiungere in caso poi del cioccolato fondente, e se lo comprate fondente compratelo almeno all'80%. Non al 13. Quindi tutto deve essere inserito correttamente in un piano. Però se avete i cereali e mangiate i Choco Crave,
insomma, di sano non è che hanno tantissimo. La colazione vi deve piacere, quindi rendiamola sostenibile, ma comunque deve essere sana. Possibili abbinamenti, con ad esempio della frutta. Preferisci i porridge o i cereali? Il porridge, perché almeno nel porridge posso mettere quello che voglio e posso cambiare la frutta. Nei cereali non si può. Cazzo, metti la frutta nei cereali? Io metto sempre la frutta nei cereali. Vabbè, ma il problema è te, cioè... Ma che dici? Cazzo, metti il latte, cereali, frutta. Ma io faccio sempre così. Vabbè, ma... fa cagare. Latte con... Ma che ne fa? Ne fa cagare, a te non piace, è diverso. Ecco, qua io non vedo nessun problema. A me i cereali, ad esempio, con una banana sopra, piacciono. Però ecco, vedete voi. E potete poi aggiungere magari delle proteine in polvere con del latte. Nel mio caso utilizzo quello di soia, del cioccolato fondente o della frutta secca. Insomma, tutto deve essere fatto nel modo corretto rispettando il vostro piano. Velocità di preparazione. Voto perfezione. Cioè dovete praticamente far niente. Aggiungere il latte con le proteine, shakerare tutto, aggiungere della frutta o qualcos'altro... E praticamente avete già fatto tutto, vi tocca solo mangiarlo. Veniamo alla modificabilità, e anche in questo caso, essendo una fonte di carboidrati, è ottima perché riesco ad agire solamente su un macronutriente, quindi è super comoda. Gusto, per me sono buonissimi. Il discorso è simile ai fiocchi d'avena, possiamo fare diversi abbinamenti, la cottura non possiamo cambiarla, ma per me è un vantaggio. Quindi, a preferenza mia, questo è un pasto top, probabilmente il migliore. Ovvio che mangiare dei fiocchi di mais o dell'avena cambia a livello digestivo. I primis sono dei carboidrati che impiegano meno tempo a essere digeriti, cosa diversa invece per l'avena. Terza opzione, i preparati proteici. L'opzione sulla quale sono sempre stato un po' diffidente, anche perché alla mattina la voglia di fare ricette, come dicevo prima, è molto bassa e ogni volta che li ho provati non mi sono tanto piaciuti, però oggi mi metterò alla prova. Ed in questa categoria possiamo mettere tutti i preparati proteici, ad esempio i preparati per i pancake o i mug cake. Io vi parlerò oggi di MyProtein essendo il mio sponsor, ma i concetti di base che analizzeremo sono sempre gli stessi. Qualità dei nutrienti. E tendenzialmente questi sono prodotti ottimi, hanno proteine in polvere, farina d'avena, aromi, dolcificanti e qualche conservante per rendere il tutto vendibile. Deve durare nel tempo, quindi vengono inseriti per fare in modo che non vadano male o che magari vi arrivano con all'interno dei grumi, che insomma non sarebbe un bel vedere. Possibili abbinamenti, e anche qua non vedo problemi, infatti possiamo... o meglio, dobbiamo, ma lo vedremo dopo, aggiungere qualche topping, magari un frutto, una fonte di grassi buoni, uno sciroppo zero calorie, ma gli abbinamenti si possono fare. Velocità di preparazione. Non avendoli mai fatti, oggi li proverò, o meglio, li proveremo per la prima volta. Due misurini grandi e 150 ml di latte o acqua. Che cosa volete, acqua oppure latte? No, acqua, mi cavo addosso. Latte di soia però. Buono, latte di soia, dai, perfetto, ci siamo. Partiamo dai pancake, e sono pancake proteici, veramente proteici. Nella prossima opzione infatti vedrai la differenza. Nella dose raccomandata da MyProtein, ovvero 50 grammi, ci sono 34 grammi di proteine, 5 grammi di grassi e 5 grammi di carboidrati. E 34 grammi di proteine sono l'equivalente di 150 grammi di petto di pollo. Quindi insomma sono molto proteici, ma veniamo all'assaggio. Vai. Secondo me, io ho bisogno di qualcosa perché li sento secchi. Ho bisogno di renderli più scioglievoli. Appetitosi. E dolci? Sono dolci. Non sono non dolci, però... Sì, c'è bisogno di qualcosa. Sono troppo stopposi. Vero. No, sono di frittata. Sembrano una frittata perché viene aggiunto all'interno della miscela di proteine l'albume d'uovo in polvere e quindi la consistenza è simile ad una frittata. Non possiamo pretendere però che siano come i pancake normali, la consistenza è più granulosa. A me piacciono meno rispetto alle prime due alternative, però su tanti ragazzi e ragazze che seguo ad alcuni piacciono, quindi magari sono io quello che ha dei gusti un po' particolari. Vediamo però aggiungendo dei topping. Non è male. Ci sta? Se non ti piace devi essere sincero. Abbastanza buono, tanto spugnoso, però comunque la base di partenza non è male. No, se non ti piace devi dire che non ti piace, poi la taglierò la parte, però... Ora invece proviamo lo sciroppo zero calorie al lampone. Vai. Tanto non
non fa espressioni, scusa. No, dite, dite. Ma, ma. No, Simone, no. Cioè, è proprio un gusto che fa schifo, no? Secondo me... Quindi fosse un altro gusto sarebbe anche buono, ma quello lì no. Ho sbagliato il gusto, vabbè. Ho voluto usare con uno sciroppo un po' particolare e mi è andata male. Non aspettatevi i pancake classici, mi raccomando, è un pancake fatto con le proteine in polvere. La consistenza è diversa. Veniamo ora però ai mug cake, molto più comodi da fare, perché basta aggiungere un po' di acqua o latte, metterli in microonde per circa un minuto in base alla potenza del vostro microonde, lasciare raffreddare per 30 secondi e poi si può procedere con l'assaggio. Più buono del prima. Adesso io lo mangerei. No. Cos'è te? Questo è buono. No, troppo vicino, poi mi clippa. Mamma mia, ma non è che la cambi. No, come dai? Buono. È buono, esatto. Però è un po' stoppino anche questo. Infatti adesso lo mangio con la banana. È un po' secco. Sì, è secco. Secondo me è sempre... Il problema... Deve esserci sempre qualcosa di... Sì. Di accompagnamento. Mm-hmm. Devo dire. Buono è buono. Ma infatti ci aggiungi qualcosina... Posso digerire? Sì. Fai una gran colazione. Nell'impasto mettici una banana dentro. Ma sei diventata chef adesso? Ah. Meglio del pancake. Sono pronto. Prova con la banana. Beh, se mi piace così vuol dire che con la banana sarà top. Mug cake, quindi promossi da tutti, ma ora veniamo all'aggiunta di un topping. No, è stato buono con la banana. Ma io devo ancora assaggiarlo comunque. Beh, ce la puoi mettere sopra. Però dai, cioè, è buono perché è il quarto cucchiaino che mangi. Mm-hmm. Buonissimo. Mamma mia. Puoi assaggiarlo? Sì. Dai. La banana dà più quel... E facciamo ora anche un breve resoconto. Per la colazione secondo me questa è una cosa molto più veloce, molto più fattibile da fare. Io personalmente li farei più che anch'io, però con una banana dentro. Pancake, che è una cosa un po' più lenta. Allora, questa è veloce per Simone che la mattina non ha voglia di cucinare, con una banana dentro. Questi, quando hai voglia di pancake e hai voglia di cucinare, non sono male, però questa è molto più buona. Questa? Questa un altro gusto, il sapore non è buono, cioè il gusto questo sì, che a me piace. Però secondo me tipo sciroppo d'acero è buono. Siete venuti qua con un'aspettativa più alta o più bassa? Più bassa, esatto. E quindi vi ha stupito? Sì, sì. E il codice è? Vabbè, comunque venendo alla categoria modificabilità, i preparati proteici possono comunque essere una valida alternativa, perché in base al periodo, massa o definizione, basta semplicemente utilizzare meno preparato, aggiungere l'acqua nella giusta proporzione e non vedo alcun tipo di problema. Ultima opzione, farsi i pancake o magari comprare quelli già fatti che ultimamente vanno molto di moda. Ovviamente farli è sempre la scelta migliore, se volete limitare conservanti e altro, farli con prodotti freschi è la scelta più intelligente. E ora sicuramente mi dirai, i pancake proteici, ad esempio quelli della Milk Pro, sono buoni cavoli? Sì. Lo sono, ma vediamo gli ingredienti. Principalmente hanno farina di frumento, latte scremato, uova, proteine del siero del latte, un 7%, quindi molto meno di preparati proteici, dove le proteine erano al primo posto come quantità, olio vegetale, zucchero, eccetera, eccetera. Confrontiamoli nel dettaglio con i preparati. I preparati hanno proteine in polvere, farina d'avena e aromi. È un prodotto senza grassi e zuccheri aggiunti, a differenza degli altri pancake. Ci sono dolcificanti artificiali, però in linea di massima saranno diversi dai pancake confezionati. Perché alla fine lo sappiamo, cioè se in un alimento c'è più zucchero e o grassi, è più buono. E poi hanno 5 volte meno le proteine dei preparati proteici. Per 50 grammi dei preparati di MyProtein, come abbiamo visto prima, assumiamo 34 grammi di proteine. Invece per 50 grammi dei pancake della Milk Pro sono 6 grammi di proteine. Ovviamente è una differenza da tenere in considerazione. Un consiglio che vi posso dire, perché adesso c'è la moda del proteico, su ogni alimento infatti scrivono proteico, ma controllate che lo sia veramente, perché tralasciando il valore biologico della proteina, il più delle volte, come anche in questo caso, sono due prodotti completamente diversi. E se avessi fatto assaggiare i pancake confezionati, tutti i miei amici li avrebbero preferiti agli altri. Però non sono paragonabili. I primi
Per me ha senso inserirli in un piano alimentare, i secondi io non li inserirei, perché a livello di ingredienti sono nettamente inferiori e non hanno neanche tante proteine. Cioè, se io compro un qualcosa che ha scritto proteico, voglio che lo sia veramente. Veniamo ora alla categoria modificabilità. E qua, a parer mio, vengono i problemi, perché se i pancake li fate voi prendendo ogni singolo ingrediente, dovete magari, che ne so, variare la ricetta perché siete in definizione e dovete assumere meno calorie, questo porta ad una consistenza diversa. Se invece io utilizzo 50 grammi di preparato, devo dimezzare le calorie, basta che utilizzo la metà, 25 grammi, e la consistenza rimane la stessa. Ma se faccio la stessa cosa con i pancake e ho 3 uova e devo dimezzare le dosi, mi viene scomodo utilizzare un uovo e mezzo, quindi la ricetta ovviamente porterà ad una consistenza diversa. Esistono delle varianti con lo yogurt greco, uova e senza proteine in polvere, però personalmente a me non fanno impazzire, o meglio, la voglia di mettermi a farli e cercare la combinazione perfetta o comunque magari di utilizzare 125 grammi di yogurt e non finirlo tutto perché la consistenza altrimenti non è ottimale, mettere un tuorlo in meno e mi ritrovo con un tuorlo in più in frigo, non mi piace. Io preferisco il porridge e o i cereali con delle uova o delle proteine in polvere, però i preparati proteici sono prodotti validi e sinceramente non lo pensavo, cioè pensavo che fossero più simili alle barrette proteiche, ma invece, come abbiamo visto, alla fine hanno principalmente proteine in polvere, farina d'avena e aromi e qualche conservante. Non hanno zucchero aggiunto, non contengono grassi vegetali, hanno tante proteine e sono tutte cose che portano ad una consistenza diversa dai classici pancake che ti fanno magari quando vai in una bakery. Anche se in quelli c'è scritto proteici, probabilmente le proteine non sono tantissime, tralasciando stare i condimenti che vengono aggiunti. Comunque, scegli la colazione più adatta a te e fammi sapere se il video ti è stato utile.